Lunedì 14 novembre 2016, benvenuti a una nuova settimana con Good Morning Milano e benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Sono le 9:29 minuti e 46 secondi in questo istante, in diretta dagli studi di Milano All News. Oggi torniamo a parlare di città, proprio della Milano che tutti i giorni incontriamo, conosciamo ed attraversiamo, chi per lavoro, chi per studio, chi anche per fortuna anche solo per diletto. Lo facciamo con un gradito ritorno. È stata qui ancora prima che ci chiamassimo Milano All News, è stata qui quando era candidata, quando era una semplice candidata, una delle tante candidate e candidati che sono passati appunto da questo studio la settimana prima delle elezioni comunali. Era candidata al consiglio del municipio 8, beh, forse abbiamo portato un po' di fortuna, l'abbiamo portato perché adesso è consigliera in carica del municipio 8. Sto parlando della giovanissima Laura Aguzzi della Lega Nord. Benvenuta Laura, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. Speriamo che porti bene anche nel primo anno di consigliatura. Allora, questo intervento. Cercheremo di non essere da meno. Abbiamo avuto così fortuna che in realtà Laura da un mese non è neanche solo semplicemente consigliera municipale di zona 8, ma sei diventata anche la coordinatrice dei Giovani Padani di Milano, quindi della città di Milano coordino il gruppo. Che insomma è anche un gruppo bello nutrito. Sì, beh, numeroso, siamo in 30, in realtà siamo anche di più. Sì, abbiamo invaso lo studio quest'estate. Quando abbiamo fatto la puntata del candidato, era maggio, abbiamo avuto veramente tantissimi esponenti della Lega Nord e tantissimi giovanissimi. Sì, erano tutti giovani, sono tutti giovani padani. Ricordo c'era uno che aveva appena fatto 18 anni. Sì, sì, genere, sì, che anche lui è stato eletto tra l'altro, ecco, municipio 7 lui, però. Ecco, anche lui è stato eletto. Sì, sì, siamo tanti. Perché la Laura ha 22 anni, prima esperienza in politica attiva, diciamo. Prima volta che fa la consigliera municipale. Com'è essere in consiglio municipale? È una grande responsabilità, perché comunque hai a che fare con tanti consiglieri che sono già magari al secondo o al terzo mandato, quindi hanno un'esperienza che ovviamente noi non abbiamo. Però per fortuna non sono l'unica giovanissima entrata, perché anche le altre forze politiche hanno esponenti dei giovani e quindi siamo lì per imparare. Ovviamente in maggioranza è un po' più facile perché lavorano e hanno dietro tutto il gruppo. Noi comunque come Lega Nord al municipio 8 siamo solo in 4, quindi comunque non siamo una forza politica a numero ridotto, quindi comunque ce la mettiamo tutta, ma ovviamente io devo imparare a stare al passo degli altri consiglieri che, essendo in opposizione, corrono più della maggioranza, perché dobbiamo sempre essere un pezzettino più avanti di loro. Quindi piano piano, comunque già sono 2 mesi che siamo al municipio 8 e stiamo imparando come muovermi. L'impegno com'è? Si riesce a conciliare poi con la propria vita? Sì, diciamo che è un impegno a tempo pieno, tra questo e il coordinamento dei giovani padani abbiamo la giornata occupata, però vabbè, ci mancherebbe. Comunque io studio anche all'università, quindi riesco a far conciliare tutto, tra un mese i primi esami e ce la facciamo, vero. Quindi sì, sì. E questo nuovo incarico di coordinatore giovani padani, come è arrivato? Te lo aspettavi? È una bella sorpresa? È stata una sorpresa, perché comunque io non sono dentro da 10 anni nei giovani padani, comunque sono dentro da 2 anni, quindi è stata una sorpresa, soprattutto perché l'impegno sul territorio all'interno del gruppo è stato valorizzato. Quindi un mese fa è stato fatto il congresso e sono stata appunto nominata coordinatrice, ed è una grandissima soddisfazione, sono orgogliosa di rappresentare il mio gruppo di Milano. Che cosa fanno i giovani padani, per farci intendere? Sì, i giovani padani, diciamo, sono la parte un po' più fresca e giovane ovviamente del movimento, quindi facciamo tutte quelle attività che magari i militanti storici non fanno. Quindi ci presentiamo ai cortei, ad esempio adesso sto citando uno fresco a Firenze, l'altro giorno che c'era Matteo Salvini abbiamo fatto la manifestazione federale dei giovani padani, quindi prima della manifestazione del segretario federale abbiamo fatto un corteo tutti giovani, ovviamente era sul no al referendum, quindi abbiamo tutti gli striscioni o meno. Ad esempio, quando ha vinto Trump la settimana scorsa le elezioni presidenziali, i giovani padani di Milano sono andati sotto il consolato americano a festeggiare, invocando appunto la vittoria della democrazia e quindi ricordando agli italiani che il 4 dicembre tocca a noi. Dato che quindi è stata una bella, quella che per molti è stata una brutta sorpresa, per noi è stata bellissima, sì assolutamente, noi eravamo felicissimi. Ma più che altro, al di là della vittoria di Trump, che ovviamente era il candidato che noi abbiamo sempre sostenuto come giovani padani con Matteo Salvini. Mi viene a dire nonostante Trump? Nonostante Trump voi appoggiavate Trump? Assolutamente, okay. Ma nonostante appunto il candidato di per sé era proprio una vittoria della democrazia, quindi noi abbiamo festeggiato questo, dato che comunque noi abbiamo... Ma facciamo una domanda velocissima, se vuoi rispondermi, se no... Come mai secondo te invece è stata una sorpresa così scioccante per molti?
Ah, non lo so, perché molto probabilmente per le dichiarazioni che faceva in campagna elettorale. Poi se la gente si sofferma solo su quello che ha detto in campagna elettorale, ovviamente ognuno è un po' più spinto. Trump l'ha sparata grossa, non è che i nostri poi la sparino una grossa. Appunto, no. Sia certo. Dalla vostra parte che da altre parti. No, infatti sono d'accordo. Un Salvini con le famose USP, mi viene in mente Renzi che del giorno l'ha sparata più grossa, mi viene in mente il Berlusconi del contratto con gli italiani, quindi cioè... Sì, è campagna elettorale, politica, è normale. Cioè, secondo noi non ci stupivano le dichiarazioni di Trump, sinceramente. Poi comunque adesso mi fa ridere perché come quando ha vinto la Brexit in Inghilterra, tutti scandalizzati. E almeno le persone sono andate a votare, il popolo lì è andato a votare. Uh-huh. Il popolo vota e sceglie il suo leader in America. Noi invece abbiamo un governo che non ha votato nessuno e comunque nessuno si lamenta, sono tutti preoccupati di Trump. Io mi preoccuperei di far vincere il no referendum il 4 dicembre. Perché appunto il nostro prossimo appuntamento è il 4 dicembre. Perché deve vincere il no? Assolutamente deve vincere no, perché principalmente è una fregatura il testo del referendum. Quindi comunque noi stiamo facendo una campagna elettorale per spiegare quello che sta dietro, perché nella scheda elettorale c'è scritto che verranno aboliti i costi della politica, ridotti i nomi del numero di parlamentari, quindi portano le persone a votare assolutamente sì. La cosa che non dicono è che se vince il sì vengono tolte tutte le autonomie alle regioni, perché tutte le materie tornano in competenza statale e noi prima di tutto da leghisti, ma soprattutto da lombardi, non possiamo permettere una cosa del genere. Abbiamo 54 miliardi di euro di residuo fiscale l'anno e addirittura facciamo tornare a Roma tutte le materie che stanno di competenza regionale, assolutamente no. Poi la grande fregatura del aboliamo il Senato, in realtà il Senato rimane, semplicemente vengono tolti i senatori, quindi ecco, i cittadini non votano più. Ecco, proprio su questo però devo chiedere una cosa, chi dice appunto, tu mi dici, togliamo potere alle regioni, è la revisione del titolo quinto, anche se poi in realtà non è che si tolgono tutti i poteri solo in alcune materie, e in altre anzi le regioni avranno forse più voce, ma si dice appunto, però gli do in cambio anche la possibilità di venire comunque a Roma nel nuovo Senato a contare finalmente alle autonomie. Sì, loro dicono sarà il Senato delle autonomie, ma in realtà non è così, perché i senatori vengono presi da consigli regionali o da oppure sono sindaci delle loro città e quindi devono svolgere questa funzione di lavoro part time al Senato di Roma, mentre devono gestire quello che è il loro vero incarico, perché comunque se io mi metto nei panni, sono un sindaco, sono stato eletto dai miei cittadini, ovviamente al 100% devo dare anima e corpo alla città, cioè ai cittadini che rappresento, quindi non posso svolgere un altro lavoro, andare a Roma a fare il senatore per un Senato delle autonomie. Ovviamente uno dei due incarichi verrà svolto in maniera ridotta e sicuramente sarà quello di senatore, perché io comunque ho i voti nel mio territorio, non a Roma. Però noi ci chiamiamo Milano News, quindi cerchiamo di tornare un attimo sulla nostra. Sono stata colpa mia che ti ho portato un po' sul tema del referendum, ma comunque ovviamente è il tema caldo di questo momento. Torniamo appunto a parlare di Milano e, essendo neo consigliere eletto in un municipio, in questa nuova entità che sono i municipi, com'è il rapporto invece con il comune di Milano? Voi che siete il municipio, tra parentesi, appunto, con presidenza di centrosinistra e quindi un comune guidato, sappiamo, benissimo, da centrosinistra. Purtroppo il rapporto, allora, noi che siamo in minoranza non sentiamo il comune di Milano, passano le notizie direttamente tramite il presidente. Ovviamente noi vediamo che c'è questo filo diretto tra il presidente del municipio e il comune di Milano, appunto perché sono della stessa lista, ovviamente, quindi il municipio è stato vinto dalla sinistra, Beppe Sala è sindaco di Milano, quindi è normale. Vedo invece negli altri municipi a guida centrodestra che il rapporto è leggermente differente, perché comunque hanno adesso i municipi hanno il potere per leggermente opporsi al comune di Milano, quindi c'è questa rivalità tra il municipio guidato dalla destra e il comune di Milano, quindi molte delibere magari della giunta che passano nostre nel municipio, noi consiglieri non le sentiamo neanche, perché comunque passano a livello di giunta e arrivano direttamente al comune di Milano. Molto spesso noi non siamo neanche interpellati, perché adesso i municipi hanno istituito la giunta con gli assessori, quindi decidono loro direttamente. Un'altra domanda che sono fatti, che tu non lo potrai magari sapere del tema, comunque parlerai con i tuoi colleghi, questo nuovo municipio rispetto alle vecchie zone ha veramente questi nuovi poteri? Questi assessori riescono finalmente a fare il proprio lavoro? Secondo me sì, nel senso, ovviamente vedo quello che fanno i nostri colleghi di maggioranza, gli assessori ci sono, gli assessori lavorano sul territorio, ovviamente le priorità sono differenti rispetto a quelle che avremmo noi se guidassimo il municipiotto, però comunque i compiti ce li hanno. La cosa che io non concepisco è in realtà che, avendo istituito la giunta, quindi gli assessori e il presidente con gli organi eletti, deliberano
e ai consiglieri, che comunque sono 31, non cioè le delibere arrivano che sono già state approvate. Mm. Quindi c'è questo mancato passaggio tra i consiglieri e la giunta, e non è il massimo, perché comunque un conto è se uno è maggioranza che la giunta riferisce al suo gruppo cosa stanno facendo. Cioè, l'opposizione a noi arriva una mail. Minimamente voce, no, neanche no. Per proporre un esatto. Minimo cambio, non no. Dico opporsi. No, esatto, no. Arrivano cambio. Le delibere direttamente, cioè delibera numero uno, questa, basta, fatta approvata. Quindi noi possiamo fare nulla. Esatto. Niente, ho capito. Il municipio 8, sappiamo, è il municipio più popoloso di Milano, sono quasi 200.000 abitanti, che insomma esatto. È una città, cittadina. Una media città di provincia. Esatto. Infatti le problematiche sono tante. Servirebbe forse anzi dei municipi, dei sottomunicipi esatto. Quasi per poterla governare, anche perché è un municipio, una zona che va diciamo da Cossempione, quindi da Milano anche bene, da Milano a Quartogiano, a Bonola. Gallaratese, Bonola, cioè esatto. Quindi una zona davvero la montagnetta di San Siro, cioè oltretutto avete anche delle zone calde e importanti della città di Milano, tra cui ultime di queste ore, di questi giorni, ormai non si fa altro che parlare, la famosa caserma Montello. La caserma che ha diviso completamente il quartiere, da quanto ho visto, perché da una parte lo stesso Salvini è arrivato ad opporsi all'arrivo dei profughi poche ore prima che poi un'altra parte della cittadinanza facesse invece una festa di benvenuto aprendo il quartiere come non si vedeva da tantissimi anni. Sì. Cosa è successo? Allora, diciamo che i cittadini si sono sempre lamentati alla caserma Montello. Io mi ricordo quest'estate quando era arrivata le prime comunicazioni che forse la caserma poteva essere un centro d'accoglienza, i cittadini sono scesi in piazza il giorno dopo, era il 16 di agosto, me lo ricordo come fosse ieri, e quindi sono iniziate tutte le lamentele da parte dei cittadini che iniziavano appunto a chiamare i consiglieri eletti ovviamente in opposizione, perché sappiamo benissimo che gli unici che sono contro a questa accoglienza di clandestini, perché sono clandestini, siamo noi e magari altre forze politiche di destra. Quindi hanno iniziato questa opposizione, hanno raccolto moltissime firme, hanno fatto dei gazebo tutta a oltranza, addirittura nelle ore notturne, per opporsi a questa decisione del Comune di Milano. Il problema è stato che nonostante i mesi di lamentele, opposizione dei cittadini con mozione del gruppo Lega Nord in consiglio sia comunale che municipale, abbiamo fatto una mozione congiunta con Morelli al Comune di Milano mm-hmm. E noi l'abbiamo presentata in zona 8 per opporci a questa accoglienza, perché comunque per noi la caserma è una caserma dove c'è la sicurezza, mm-hmm. La polizia non viene tolta la sicurezza per metterci dentro dei clandestini, tendenzialmente viene fatto il contrario. Comunque, nonostante questo, appunto, sono arrivati a sorpresa, perché tra l'altro hanno anticipato il giorno d'arrivo, il 31 d'ottobre invece che il 1 novembre, quindi i cittadini erano ancora più arrabbiati. La problematica è stata questa, che il giorno dopo, quindi il giorno d'arrivo ufficiale, il 1 di novembre, il centro-sinistra aveva organizzato questo, diciamo, non diciamo il centro-sinistra, diciamo dei gruppi di sinistra, hanno organizzato questa festa di benvenuto solidale. Il problema è che era guidata dai centri sociali, quindi sappiamo benissimo che i centri sociali quando si muovono si muovono in tanti. Di cittadini del quartiere a quella festa ce n'erano ben pochi, ecco. Come ce n'erano ben pochi alle manifestazioni precedenti, perché comunque è difficile per i cittadini scendere in piazza e lamentarsi, perché c'è sempre questa rivalità tra appunto gli schieramenti politici e i cittadini, quindi i cittadini magari in mezzo a determinati partiti non ci vogliono stare, preferiscono stare alla finestra a lamentarsi. Però comunque diciamo la verità, nel senso c'erano pochi cittadini al momento della contestazione, ma hanno firmato le petizioni contro l'arrivo dei clandestini al Montello, ce n'erano pochi anche alla festa solidale. Ecco, non è però un po' un problema secondo me che torna sempre, questo di dire, abbiamo una caserma come la Montello, che è una caserma all'80%-90% inutilizzata, sì. Con un comando tutto della polizia da spostare, ma che non si sa quando mai verrà, con anche lì un comando dei carabinieri vicinissimo che però ormai esplode, non sanno più dove metterli, e alla fine nell'emergenza si trova il modo per sistemare, tamponare un attimo la cosa, però poi chissà cosa succederà. Esatto. Cioè non si riesce a fare qualcosa per cui anticipare magari altre zone, nel senso mi viene in mente anche sul territorio avete anche altre situazioni un po' simili, vecchie scuole, la stessa Montello, che la Montello adesso a fine anno anzi ritornerà poi tutto ancora in discussione, perché sì, certo, si spera. I profughi rimarranno all'interno della Montello solo fino al 30 dicembre al momento, poi adesso poi vedremo, molto probabilmente verranno prorogati a meno di strani sconvolgimenti mondiali, ma non credo. Ecco, ma la domanda è proprio questa: non si riesce a pianificare o se la Lega o se comunque se non si riesca a livello istituzionale, voi avete un'idea di cosa voler fare di quella Montello una volta ripresa in mano, una volta
Ma il progetto c'è in realtà, cioè nel senso, la Montello era una caserma che doveva essere, prima di tutto l'esercito doveva rimanere, doveva insieme alla Cattolica, c'è cioè una caserma di fronte all'Università Cattolica del Sacro Cuore, quei militari dovevano essere spostati, quindi doveva diventare la cittadella della polizia, della sicurezza, quindi un punto importante per il quartiere. Voi già avete pochi, a pochi metri da lì un grandissimo centro in via Besozzo, esatto. Avete un grandissimo centro della questura di Milano, sì. importante, una scuola per fortuna, sia, sì. E quindi secondo noi togliere l'esercito, che appunto dava quella, anche se ok metà della caserma era cioè ormai dismessa, sì, c'era, sì. Però togliere i militari con le famiglie, mandarli in Piemonte, che sono quelli tra l'altro che fanno l'operazione strade sicure, quindi con la situazione che abbiamo a Milano non era neanche il massimo, per mettere dentro dei clandestini che poi continuano a spostare, perché sono gli stessi, alcuni sono nuovi ma altri sono quelli che arrivano dai centri di accoglienza di Quarto Giaro, sì. Da Vialdini, quindi sta facendo acqua da tutte le parti questo programma d'accoglienza del centro-sinistra, quindi all'assessore Maiorino bisogna chiedere cosa bisogna fare, perché un mese fa ci hanno invaso il Palasharp con 25 profughi clandestini, sono clandestini, dicendo appunto che erano appena arrivati, richiedenti asilo, sono. Sì, eri, sono tutti richiedenti asilo, poi solo il 2% diciamo, fino a che non mi sa la risposta, però forse anche lì mi viene da dire esattamente. Uno chiede, io ho visto storie di gente che chiedeva l'asilo politico e gli viene riconosciuto dopo un anno e mezzo. Eh sì, questa è una cosa scandalosa, certo. Io per un anno e mezzo non so se, e poi dopo un anno e mezzo gli ho detto no, non hai e cosa diritto. Succede dopo? No, non hai diritto, quindi non è che ti danno il biglietto di aereo, ciao, torna al tuo paese, no, rimango sul territorio, quindi capiamo che c'è un problema, non è che possiamo accogliere tutti. Poi soprattutto se accogliamo tutti e anche quelli che non sono riconosciuti, richiedenti asilo, profughi, rifugiati politici, rimangono sul territorio anche i clandestini, vuol dire che c'è un problema di fondo. Quindi secondo me comunque la soluzione non è quella di, a parte invadere il municipio 8, perché se guardiamo il municipio 8 abbiamo 6 centri d'accoglienza, ok che è più grande per carità del cielo, però su tutta Milano tutti i problemi arrivano spazio, da noi, dicono. Caserma Montello, 2 centri d'accoglienza che sono 2 ex scuole tra l'altro a Quarto Giaro e Vialdini, con i problemi legati al fatto che queste persone ovviamente non rimangono all'interno delle scuole, perché non possono essere chiuse dentro, durante il giorno librano, circolano per il quartiere, il problema sta nella notte quando occupano i parchetti dove giocano i bambini, stanno lì, bivaccano giorno e notte e manca la sicurezza, perché poi non c'è neanche il controllo della polizia, questo inizia a diventare un problema cittadino. La stessa cosa. Poi mi viene da dire, ad esempio, dal mio punto di vista, che non è un problema del profugo che va al parchetto, è un problema della polizia che non controlla. Certamente. Però perché al posto del profugo ci potrebbe andare mio figlio a farsi, esatto, diciamoci, cannoni, e detto proprio in maniera. Sì, no, beh, certo, senza, il problema potrebbe essere il problema. Comunque potrebbe disturbare o rovinare o comunque lo stesso, cioè il problema è il controllo, forse. Certo, ma alla caserma Montello ad esempio il parco Tolentino dopo anni è stato riqualificato appunto per questi problemi e adesso siamo sicurissimi che tra un mese verrà occupato come il parco di via Fabrizi che c'è a Quarto Giaro da queste persone che usciranno dalla caserma. Il problema qual è? Che per fare contenti i cittadini ad oggi c'è davanti una camionetta dell'esercito, la polizia municipale che gira, i carabinieri, tutte le forze di polizia sono concentrate alla caserma Montello. Ma sappiamo benissimo che facciamo passare Natale perché vogliamo fare Natale tranquilli, ma da gennaio non ci saranno più. E quindi chi controlla queste persone che entrano, escono e si fanno danni? Poi siamo in una città in cui se si chiama la polizia o i vigili non escono di notte, perché non escono quasi mai tendenzialmente. E chi garantisce sicurezza ai cittadini? Questo è un problema. Accogliamo il mondo, ma poi dopo i cittadini residenti a Milano chi ci pensa? E poi mi viene anche un'altra cosa da dire. Tutti i milanesi che questo inverno lo stanno passando per strada a dormire al freddo, per loro non c'è mai spazio nei centri d'accoglienza. I centri del comune credo siano aperti. Guarda, ti garantisco, in piazzale Canova. No, di, come si chiama, di Cento Iannacci per intenderci. Sì, sì, per carità, ma guarda, a 100 metri da caserma Montello c'è un signore italiano che dorme lì da anni. Ormai poverino, cioè, mi fa proprio tenerezza perché anche le piantine vicino, è come fosse casa sua, su una panchina. Per lui dentro a caserma Montello non c'era spazio. Però lui non dà 35 euro al giorno alle cooperative che poi si occupano di mantenerlo. Sì, capito. Mi dicevi appunto caserma Montello, uno è Quarto Giaro, un'altra situazione abbastanza incandescente, in un quartiere che in realtà però, diciamo, non è più la Quarto Giaro, no, ma no, tanta finalmente, se finalmente c'è stato fatto qualcosa. Com'è la situazione al momento? E appunto ci sono questi parchetti che vengono occupati da questi bivacchi giorno e notte, addirittura vai sugli scivoli dei bambini e non riesci neanche a portare tuo figlio perché c'è una persona che sta dormendo. E sono tutte persone che poi alloggiano ai centri d'accoglienza di Vialdini e Bambretti, che sono appunto le due scuole principali. Ma mi verrebbe anche da dire che un mese fa Maiorino ha portato 25 clandestini che arrivavano dalla centrale, se non ricordo male, a Palasharp. Sì. È stata messa su tutta gli angeli azzurri, i City Angels, City hanno Angels, messo i gazebo dove accoglierli. Sì.
e Maiorino è arrivato dicendo che sarebbero rimasti lì 20 giorni, sono ancora là ovviamente, quindi c'è tutto questo, questa presa in giro nei confronti anche di milanesi, perché a me non dare informazioni che non sono corrette, cioè come alla Montello, li portiamo il 1 novembre, casualmente i cittadini chiedono un presidio la sera prima per contestare l'arrivo, tu li metti dentro alle 5 del mattino, cioè è comunque una presa in giro nei confronti dei cittadini che pagano le tasse. Siamo in una democrazia. Però si volesse evitare un po' quello che è successo, sì, in, per carità, con l'arrivo del famoso pullman e le barricate, sì, credo, cioè. Sì, per carità del cielo, però allora non autorizzare il, cioè i cittadini chiedono, pagano, perché comunque noi paghiamo per fare il presidio, paghi per fare presidio e ti vengo messi dentro 12 ore prima, i cittadini sarebbero ancora di più. Comunque siamo in democrazia, se io non sono d'accordo posso esprimere, cioè, ovviamente pacificamente, questo sia chiaro, però il mio dissenso alla cosa. Invece se me li anticipi di 12 ore mi arrabbio ancora di più ed è normale. Notizia di oggi, appunto per rimanere in tema, che Sala ha detto che entro 2018 Milano avrà finalmente la sua moschea. Soprattutto finalmente, lo direi ai cittadini dove gliela costruisce vicino, finalmente avrete la vostra moschea. Cosa sembra però abolito ormai il progetto della mega moschea di Palasciar. Spero che non la facciano a Municipio 8, ecco, diciamo così, togliamo il Palasciarpe e non la facciamo, no, assolutamente no, non deve esserci una moschea sul territorio milanese, dai, sono luoghi di aggregazione di persone che non sappiamo chi sono, che parlano una lingua che non conosciamo perché comunque gli imam parlano in arabo, quindi allora o ci sono regole ben precise, quindi all'interno delle moschee si parla l'italiano in modo tale che se io entro o un agente in borghese entra, sente cosa stanno dicendo, non siano luoghi di aggregazione di persone che poi vanno a Parigi come erano le finte moschee in Viale Jenner dove sono passati tutti i terroristi poi che sono andati in Francia e in Europa per fare attentati. Chi dice appunto che ci vuole la moschea dice ci vuole la moschea proprio per questo motivo, perché almeno so dove andare a trovare chi potrebbe diventare un deviato, e anzi essendo c'è una moschea ufficiale molto probabilmente è anche più difficile che nascano certi estremismi. Sì, mi fa ridere questa dichiarazione, perché allora sappiamo benissimo quali sono i centri culturali islamici abusivi che ci sono sul territorio milanese, e ripeto, da lì sono passati i terroristi che poi hanno fatto attentati per l'Europa. Allora, mia domanda è: secondo il sindaco sono talmente furbi che loro fanno la moschea, vanno, magari ci danno il contentino e dire va bene, noi qua parliamo in italiano, voi vedete chi sono, problematica secondaria, gli imam non sono registrati, quindi noi non possiamo sapere chi si eleggerà, perché gli imam nel momento in cui c'è l'assemblea dei musulmani qualsiasi persona può andare a parlare, quindi comunque non c'è un registro come abbiamo noi ad esempio dei preti o dei don, quindi comunque non si può controllare chi va a parlare, ma secondo noi vanno a parlare nella moschea regolare dei loro problemi, delle loro cose, i centri di cultura islamica rimarranno sicuro sul territorio, e quindi il problema non è che sì, è così una moschea, cioè, tutti, non è che tutti i centri di cultura islamica sono stati dei covi per terroristi, sappiamo quali sono stati, sappiamo che quei 2 o 3 sono stati i luoghi in cui si è estremizzata la cosa, se noi mettiamo le moschee ufficiali sappiamo che almeno lì, cioè, è una zona sicura in cui poter far crescere un Islam moderato che possa convivere tranquillamente con noi. Allora, questo è quello che dico. Sì, no, certamente ci manca, lo sappiamo. Io ovviamente devo fare il contaltare. No, ma non è assolutamente così, perché l'Islam moderato è una facciata. Nel momento in cui viene data una moschea regolare con, appunto, magari fanno un patto che dichiarano davvero che si parlerà l'italiano, e sembra quasi darci un contentino, almeno io la vedo in questo modo. Beh, la richiesta che poi facciamo noi, Laura. Sì, che cosa? Che di parlare italiano. Sì, no, certo. No, quello ci mancherebbe altro. Mai chiesto di non parlare latino. Ci mancherebbe altro se viene fatto un centro di, ma già oggi, nel senso, quando vanno al Palasciarpa a pregare, noi non sappiamo cosa dicono. E poi lasciano tutto il macello perché fanno il loro succo. La sicurezza lì dov'è? Sarebbe difficile trovare dei mediatori culturali, qualcuno che possa tradurre. Cioè, nel senso, usano l'arabo, non usano una lingua. No, quello è facile, esatto. Cioè, forse basterebbe. Però il discorso è che sulla cittadina. Forse basterebbe capire che forse la nostra lingua che dovremmo sapere non è tanto l'inglese quanto l'arabo. Ah, questo sì, ci stanno invadendo. A questo punto, o il cinese, nel senso, ormai sono queste le lingue. Comunque, no, la moschea non la vogliamo. Cioè, se la propongono di nuovo al Municipio 8, ci opporremo nuovamente, perché comunque anche lì i cittadini. Municipio 8, niente moschea, quindi. Neanche piccola. Ah, su tutta Milano, quindi Municipio 8 purtroppo. No. Neanche piccole, neanche tante piccole, no, come Sala dice niente. Vabbè, meglio, facciamone 25 municipi, così siamo più controlli. L'idea appunto del comune è quella di fare al massimo 4 moschee molto piccole, invece di farne una molto grande. Per poter appunto poi gestire meglio la situazione, anche di spostamenti. Immagino la gestione moschee insieme a accoglienza come verrà gestita. Beh, se viene gestita la moschea come gestiscono i centri di accoglienza siamo a cavallo, ci invadono la città, assolutamente no, la moschea a Milano. Niente,
Va bene. Allora abbiamo la Laura Guzzi che è sicuramente convinta e su questo non la muoviamo neanche di un centimetro. Sono le 9:53 minuti. Io mi fermerei per un minuto per tirare un attimo il fiato e ritorniamo subito da voi per gli ultimi minuti prima della chiusura con le conclusioni insieme a Laura Guzzi. Fra poco. Ed eccoci di nuovo qui in diretta, lunedì 14 novembre 2016, sono le 9:57, siamo agli ultimi minuti di questa puntata con Laura Guzzi, consigliera municipale di zona del municipio 8, scusate queste zone, chissà quando mai ce le toglieremo dalla testa, municipio 8, non più zona 8, per intenderci comunque, Bonola, Quartogiaro, Sempione, Piazza Firenze, quella zona lì, Gallaratese, fino al Ponte della Ghisolfa, esatto. E poi fino a Piazza Elotto verso sud, per intenderci. Esatto. 197.500 abitanti più o meno, cioè quasi 200.000 abitanti, una città nella città. E una città appunto che ha mille cose in più rispetto ad altri quartieri. Laura adesso in pubblicità mi raccontava ad esempio del suo amore per i centri sociali. Ne avete quanti in zona? 5 sicuri. Ecco. Diciamo che poi ce ne sono altre che magari non conosciamo per bene, però ci sono assolutamente. Danno ancora così tanti problemi questi sociali? Assolutamente sì. Ma per me danno sempre fastidio i centri sociali. Occupano abusivamente gli edifici comunali, è ovvio che mi diano fastidio, non possono non darmi fastidio. Se non già se scendono in piazza e fanno le loro manifestazioni, tra parentesi che l'hanno fatta venerdì, perché venerdì c'era la manifestazione in Duomo. Sì, sì. Come sempre, adesso ogni due settimane ci occupano il Duomo e imbrattano le vetrine. Però sono d'accordo con voi, perché lo fanno contro il no. Per il no, sì, no, almeno su quel punto siamo, questa volta siamo d'accordo almeno sul no, però sulla Madonna. Nel modo in cui fanno le manifestazioni ovviamente siamo contrari, perché vanno in Duomo, imbrattano le vetrine, i muri, se ne fregano delle persone che ci sono lì. Qui. Ci stiamo contare di Padania Libera in giro scritte se i muri se ne vedono. Padania... se possiamo adesso... Per Milano io non la vedo, però Padania. Io non sono da una parte o dall'altra, ma dico insomma, se... Comunque, e poi non avete sui centri sociali in zona 8, avete anche Casa Pound che è bella presente in zona 8, avete la sede di, come si chiama, il gruppo, diciamo, neofascista vicino al cimitero monumentale. Vabbè, ho capito, ma almeno loro non fanno le manifestazioni come questi qua che occupano le strade. C'è il cantiere in primavera, fa la street parade, occupa la strada per fare il festival della musica, poi per carità la musica piace a tutti, però questa... linea sottile di occupazione abusiva del suolo pubblico, occupazione abusiva degli edifici comunali, noi siamo assolutamente contrari. Dai, la Cascina Torchiera è occupata 25 anni e adesso tra l'altro il municipio 8 diventano a un certo punto, cioè delle situazioni che forse andrebbero sanate, ma nel senso buono del termine, cioè sono situazioni in cui il quartiere comunque può ritrovare uno spirito di aggregazione, ad esempio nel Torchiera mi viene in mente il cantiere, comunque ormai sono tanti anni che è lì sì. E fa qualcosa, poi magari ecco non è il metodo o il modo che può essere sposato ovviamente dalle istituzioni, nel senso che se è abusivo se è abusivo, quindi però trovare magari un dialogo invece di no, invece no, io dialogo con i centri sociali non ce l'ho, anche perché nel momento in cui sono in piazza tranquilla in una domenica serena dare i miei volantini per dire quello che penso, mi arrivano sassate e uova, con queste persone non c'è dialogo, ecco, loro possono fare quello che vogliono e noi no, ci attaccano i gazebo, picchiano, quest'estate ci hanno picchiato, hanno aggredito una donna incinta e un signore anziano, cioè con queste persone non c'è dialogo, punto. Quindi no, anche i centri sociali. Ok, quindi anche i centri sociali vai a fare la fine della moschea, esatto. Zona 8, abbiamo capito, finché c'è la Guzzi in consiglio municipale potete fare suoni tranquilli se in un centro, non fate parte di un centro sociale. Invece c'è un altro problemino in zona 8 che insomma magari pochi sono accorti perché è un po' laterale, ma è Piazza Stupari, c'è il famoso Palalido. Tirato giù qualche anno fa, completamente raso al suolo, lo ricostruiamo nel giro di poco, sarà il palazzetto dello sport dell'Olimpia Milano, perché Armani lo vuole, non è ancora finito e Armani non lo vuole più, esattamente, e soprattutto municipio 8 non sa nulla di ricostruzione. Quindi è una questione che forse passa direttamente dal comune o non so chi si occupi della situazione. Sicuramente il fatto è che i lavori sono rimasti bloccati molto tempo perché Armani ha, nel momento in cui ha visto il progetto finale che non raggiungeva il numero di posti che aveva bisogno lui per l'Olimpia Milano, ha detto no, io non lo voglio più. Quindi sono andati tutti in panico perché non c'era più un acquirente comunque che avrebbe proprio preso il palazzetto. Adesso vedo che i lavori stanno continuando, addirittura stanno quasi terminando, spero, però non si sa
non si sa cosa sarà del Lido, chi lo prenderà, chi ci giocherà. Penso il volley, a quanto ho capito. Ah, okay. Però non sono certa di questa. Ecco, voi in municipio questo non allora magari capito. Adesso io sono sincera, sono comunque stata eletta a questa consiglietta, okay. Quindi non si sa mai, che era una cosa che sia passata nella vecchia amministrazione. Ad oggi noi non sappiamo nulla. Anche perché poi c'è questa mancanza di aggiornamento tra la consigliatura precedente e la consigliatura nuova. E quindi no, noi vediamo, esatto, no. E quindi noi vediamo i lavori come vanno, sappiamo le problematiche, vediamo come vengono portate avanti. Quindi non so se è stata deliberata dalla zona 8 o addirittura dal comune. Penso sia una questione comunale comunque. Sì, credo anch'io. Ho capito, va bene. Lava, io ti ringrazio tanto dal punto di essere qui con noi. Spero che appunto i cittadini si siano fatti un'idea precisa di cosa è il municipio 8 e di com'è la visione di una parte di coloro che la cercano di gestire quotidianamente. Io ti ringrazio di aver essere con noi e speriamo di rivederci presto per altre interviste. Sono le 10:02 di oggi, lunedì 14 novembre. Vi ringrazio di averci seguito da questa mattina, dalle 7:30 con i nostri telegiornali e poi in quest'ultima mezz'ora con Good Morning Milano. Io vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 17:30 con le nuove edizioni dei telegiornali della sera di Milano All News. Seguiremo una storia, stiamo cercando di seguire una storia anche molto interessante sul degrado a Milano e quindi appunto vi invitiamo a seguirci. Avremo in collegamento telefonico un consigliere del municipio 9 con cui parleremo appunto di questo problema, quindi appunto alle 5:30 in avanti fino alle 8 in diretta qui con voi. Io personalmente vi do appuntamento invece a domani mattina alle 9:30 con una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto!